Ammonta a 18.600.000 euro il finanziamento complessivo assegnato dalla Regione alle tre ASL toscane per lo svolgimento del servizio di elisoccorso per il 2021. Il finanziamento è così ripartito: 7 milioni di euro all'ASL nord-ovest per il servizio diurno e notturno, 7 milioni e mezzo alla sud-est, 4 milioni e 100 mila euro alla centro. Nel 2020 gli elicotteri Pegaso, in tutto tre, hanno effettuato oltre 2.000 missioni, 2.406 per esattezza, attività di servizio medico di emergenza che hanno garantito il trasporto del paziente dal luogo dell'evento all'ospedale più idoneo nei tempi più rapidi possibili, come da indicazioni internazionali, secondo le quali la tempestività di intervento condiziona fortemente gli esiti di mortalità e di disabilità residua. Nel 2019 le missioni erano state 2.763. Elicotteri 118 effettuano dunque attività sia di trasporto sanitario ma anche di elisoccorso con l'utilizzo di tecniche che prevedono l'impiego di metodi particolari, come ad esempio l'uso del verricello, lo abbiamo visto tante volte per gli interventi in zone impervie delle nostre montagne, grazie ad una specifica convenzione con il soccorso alpino e speleologico toscano. Inoltre gli elicotteri Pegaso sono utilizzati anche per il trasporto di farmaci, di organi, persone e materiali in caso di calamità e maxi emergenze. Il Pegaso 3, che agisce sul nostro territorio, fa base all'aeroporto del Cinquale di Massa Carrara e ha competenza operativa prevalente nell'area del nord della Toscana e le isole dell'arcipelago.